vittoria del Belgio sulla Scozia, il Belgio è in completa tenuta bianca per 2-0, ha rilanciato il Belgio al secondo posto della classifica, e se non ci fosse stato contemporaneamente l'exploit dell'Austria in Portogallo, il Belgio ieri avrebbe compiuto veramente un passo molto decisivo verso la qualificazione. Questa è l'azione del primo gol, un'azione molto travolgente da parte del Belgio, che è sembrato proprio cercare volutamente in questa azione il gol. Hanno partecipato 6 giocatori a questa azione. Ora nel replay possiamo rivedere meglio lo sviluppo dell'azione, in cui i giocatori belgi sono veramente arrivati con grande determinazione al gol, travolgendo la difesa scozzese. Il Belgio, che aveva cominciato in questo girone con 4 pareggi, ha cominciato a vincere. Ieri ha ottenuto appunto la terza vittoria e si è portato così a 10 punti. Ora ecco intanto il gol di Van der Elst al 6° minuto, il giocatore dell'Anderlecht. Questo è il primo gol del Belgio. Ora si trova a 10 punti in classifica. Ha giocato 7 partite, deve giocare il 19 del prossimo mese contro la Scozia. Ecco il raddoppio al primo minuto del secondo tempo. L'autore è Fordekkers. E Rogue, il portiere scozzese, è battuto per la seconda volta, e quindi è il Belgio a aggiudicarsi questo incontro. Tramontano le ultime speranze della Scozia, che aveva ancora a disposizione altri due incontri.